Assessore, si chiude una grande edizione che ha corso qualche rischio per via del maltempo, però alla fine siamo riusciti ad arrivare in fondo tranquillamente. Sì, il tempo ci ha assistito, eravamo in una precarietà continua perché pioveva, smetteva, di fatto siamo riusciti a chiudere questa giostra nel migliore dei modi. La cronaca della giornata la conoscete bene. Detto questo, ha vinto un'altra volta la città di Arezzo, credo, perché la piazza era piena di turisti, di appassionati, quindi sono veramente felice. Forse le troppe polemiche, quel momento di buco di oltre 20 minuti in piazza, quello forse è una cosa che bisogna cercare di arginare in parte. C'è stato troppo tempo, sicuramente andava velocemente deciso come comportarsi, come poi è stato fatto, e andare avanti. Sicuramente è passato un po' troppo tempo. Da un punto di vista di incassi, la giostra ha portato normalmente un tutto esaurito, quindi alla fine del conto quello che si va a vedere è un grandissimo risultato, sia economico sia di pubblicità. Credo proprio di sì. Ora il conto preciso non lo so, perché chiaramente lo saprò domani e verrà poi comunicato anche alla stampa. Dal punto di vista economico tutto è andato molto bene, credo che dovremo lavorare in vista del prossimo anno però su una valorizzazione maggiore del marchio giostra, perché su questo siamo un po' carenti. C'è gli incassi della piazza, c'è gli incassi delle prove, di tutto quello che sapete. Dovremo lavorare di più nel promuovere il merchandising e comunque tutto ciò che sta intorno alla giostra del Saracino in maniera un pochino più strutturata e coordinata.